Buon pomeriggio a tutti e scusate se continuiamo a fare questi video, ma penso che la situazione lo richieda. Cosa è successo questa settimana? Dopo il salvataggio di Credit Suisse da parte delle autorità svizzere, che di fatto hanno evitato il peggio con la fusione tra Credit Suisse e UBS, che renderà UBS una delle banche più forti e più profittevoli al mondo perché hanno fatto un ottimo affare, si è spostata l'attenzione sul sistema europeo. E la domanda che si pongono gli investitori americani è: ma il sistema europeo solido o no? Ecco, e qui vorrei dare un po' di numeri in modo tale che si sia rilassati. L'Europa oggi ha più capitale, più liquidità di tutto il sistema americano. Fate conto che il sistema americano ha 120% di liquidity ratio, l'Europa 160%. Quindi il sistema europeo, proprio finanziario, dato che in Europa le banche contano molto di più, considerate negli Stati Uniti ci sono gli asset managers, ci sono i money market funds, c'è un sacco di gente che compete per la liquidità. In Europa ci sono solo le banche, quindi le banche europee hanno 30-40% più liquidità di tutte le banche americane. Secondo, l'ECB negli ultimi 10-15 anni ha fatto un lavoro pazzesco e da noi tutte le banche sopra i 10 miliardi di euro sono regolamentate, controllate, hanno liquidità e capitale esattamente come le grandi 10 banche americane, cosa che non succede nel resto degli stati. Terzo, a livello di attivo, hanno attivi che sono non solo di buona qualità, ma non hanno nessuna perdita su titoli di Stato perché non gli hanno permesso di prendere nessun rischio sui tassi di interesse. Quindi, con l'elevato alzamento dei tassi di interesse sia in Europa che negli Stati Uniti, di fatto non ci sono nemmeno perdite teoriche. Quindi il sistema è super stabile. Vi do un esempio: la banca più solida negli Stati Uniti, JP Morgan, ha capitale di 13,5. Pensate, Deutsche Bank ha 13,5 di capitale, quindi esattamente lo stesso capitale. Il liquidity coverage ratio, che è come dire, un rapporto che si utilizza per capire quanta cassa hanno disponibile in JP Morgan, è 112%, in Deutsche Bank è 146%, quindi addirittura 30 punti sopra. Ecco, questo per darvi l'idea del perché il sistema europeo è super solido. Quello che sta succedendo in questi giorni è panico, e in un certo qual senso l'americano si dice: beh, se avete avuto un problema in Credit Suisse, chissà quale altro problema ci possa essere. E hanno deciso di attaccare Deutsche Bank. Lo hanno fatto come? Mercoledì hanno messo posizione short sull'equity e giovedì hanno provato a manipolare il CDS dell'azienda. Ci sono riusciti oggi in parte, dopodiché la situazione sta rientrando. Cosa mi aspetto? Uno, mi aspetto una forte reazione dalle società perché sono piene di liquidità e quindi prima o poi si ricompreranno il debito e magari anche le azioni, perché d'altronde stanno a 3 volte gli utili. Quale azienda non si ricompra se stessa a 3 volte gli utili? E due, penso che le autorità europee inizieranno a essere ancora più forti nella loro azione di quello che hanno fatto sino adesso. Si sono comportate benissimo, ma penso che aumenterà l'intensità. Perché questo è un deliberato attacco all'Europa, fondamentalmente per cercare di far saltare il banco quando tutto questo casino è nato negli Stati Uniti, come al solito nel 2007-2008, e loro cosa fanno? Prendono lo stress e cercano di portarlo in Europa alla fine per trarne un vantaggio competitivo. Cosa stiamo facendo? Siamo super tranquilli sulla solidità della banca e anzi riteniamo che oggi investire come stiamo facendo sempre sulle aziende più sicure, più safe, così come ci dice l'ECB, d'altronde, che fa ogni anno questi stress test pazzeschi. Considerate che gli stress test assumono in Europa che i mercati scendono del 30%, che la disoccupazione raddoppi, che ci sia uno shock sui tassi di interesse del 20-30%, che i prezzi delle case possono scendere del 30%, tutto in un anno e tutto questo in tutti i paesi del G20. Quindi fondamentalmente la peggior crisi vista negli ultimi 175 anni. Quindi penso che in questi momenti sia importante mantenere la calma, focalizzarsi sui fondamentali e sui numeri, e per questo che siamo molto convinti che ci sia valore enorme in Europa e soprattutto nel credito finanziario, anche nell'equity a questo punto, e quindi per chi ha un orizzonte di medio termine si possono bloccare degli yield tra 6 e il 12% a seconda della struttura del capitale che per noi sono super attraenti. Grazie.